ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sempre qui in Villa Elitz. Ok ragazzuoli, anche oggi siamo qui in Villa Elitz non a mangiare riso col pollo perché l'avete già assaggiato. Quello no, E quindi siamo qui perché io vi voglio sfidare uno ad uno a calcio. Ok, tranne uno che è purtroppo Harry che si è fatto male, la youtuber Summer Cup di Marconi. Quindi allora, siete pronti? Sempre pronti. Mi raccomando, prima che inizi questo video iscrivetevi al canale e lasciate un bellissimo commento e un bel like, un bel pollicione in su, o no? Per forza! Con ognuno di voi sarà una sfida diversa. Quindi ci sarà la crossbar, ci sarà la gara di rigori, gara di precisione e anche l'uno contro uno. Siete curiosi di scoprire contro chi farò che cosa? Allora andiamo a vedere. Andiamo. Prima sfida ragazzi, io contro Om. Allora Om, ti spiego la prima sfida di oggi. Praticamente sono due porticine, una in una sponda, l'altra nella sponda opposta, e sarà una gara a chi per primo segnerà 3 gol. Okay. La palla può rimbalzare anche in acqua e fare gol, oppure fare gol direttamente al volo. Ok, capito? Perfetto. Easy. Sei sicuro che è abbastanza facile per me? Sei Om. Vado, eh. Dai! Sei pronto, Sam? Pronto. Era bello, Sam? Bello. Ok. Ma che ha fatto? Vai, vai, che perdi sicuro questa, Sam. Ecco qua. Di nuovo ti faccio vedere. Sicuro? Il 2-0, il 2-0, il 2-0, ti prego, Om. Eccolo! Non l'ho sentito, scusa, c'era troppo rumore. Va bene, si può sempre recuperare nella vita, ragazzi. Dov'è sto pallone d'oro? Dov'è? Ma dov'è? Non lo vedo, dov'è? Dai, è arrivato il momento di recuperare. Dai, oh, di quanto? Cos'è? La magia è finita? Ma intanto il tuo uomo sta sotto di due, Pierino. Devi battere da Om e ne vado dalla villa. Ok. Ecco. No, dai, oh. Dai, ma porca miseria. Si gode, si gode, si gode. Non è che da più lontano. Oh, da lì vale 3, eh. Ma che 3? 3 cosa? Oh! E 1! E 1! Dice! Dai! Puta, no, raga, 2 a 1. L'ansia, la pressione. No! Andava precisa! Siamo in recupero. Sei Om. Ho voluto da un po' di vantaggio, dai, Om. Oh! 2 a 2, ragazzi! Oh, Om. Inaspettato! Così che si fa, così che si gioca. Non lo sentiamo. Bravo, bravo. Ragazzi, ho recuperato. Sotto 2-0, 2-2, 3-2. GG per il Prime. Bravo, Sam. Posso dire che mi sono veramente cagato addosso, eh. 2-0. Va bene. Però hai altri miei compagni che ti aspettano. Ok. Quindi, okay. Andiamo sul prossimo. Seconda sfida, adesso abbiamo Fuse. Cosa facciamo adesso? Adesso andremo a giocare a bocce dopo il tiro di precisione. Più o meno anche questa è precisione. Sì. Ci saranno 3 round con un tiro a testa, dove all'inizio alternati tireremo questa pallina come farò adesso. Oh. Chi si avvicina di più a quella pallina andrà a vincere un round dei 3. Prego, parto io? Sei sicuro? Sì, ho lanciato io la palla. Porca miseria. Vai, Andre. Ah, vabbè, dai, ci provo, raga, non vi assicuro niente. Vai, Andre. Vai, vai. Aspetta. Aspetta, ragazzi, andiamo a vedere. Siamo al limite, raga. Ma più che altro, visto? Sì. Ma in pendenza adesso lei. Sì. Raga, ma porca miseria, sono uguali. Cioè, guarda qua. Giudice, non sia di parte. Vai, Om. Signor Om. La prima, Sam. 12, 13, 14. E qualcosa. 14 è un terzo. Secondo me, Sam, raga. 14 qualcosa. No, no, non si para. Quanti passi sono quelli? Con il piede pesto la pallina, sei andato più vicino tu. Sì, infatti. E quindi? E allora, signori! E allora? Fuse vince questo primo round. Ce ne sono altri 2, ragazzi. Ok, secondo round, signori. Adesso tiro la pallina. Vediamo. Dove va? Ah, ok, un po' più facile. Un pochino più vicino. Parti tu stavolta. Parto io, vai. Dai!
no. Wow. Si poteva fermare prima. Ok. C'è il match point, bro. Vai, devi tirare piano. No, Sam, che hai fatto? Sam, che hai fatto? Sam! E andiamo, signore! Ragazzi, ok, ha vinto Andre. Bro, è sbagliato challenge. Io sono il re delle bocce. La miseria! Anche perché non solo quelle di palla, ma anche le bocce. Vabbè, avete capito quali? Io me ne intendo, sinceramente. Possiamo fare l'ultima come sfizio, però. Vai. Ragazzi, vabbè, accontentiamolo. Questo punticino, fallo. Signori! Torno indietro! Wow! Wow, ragazzi, se anche qua c'è. Si vede. Perché è andato un po' all'indietro. Mi sono, diciamo, tolto uno sfizio, ho vinto una sfida su 3. Punto Yeliz. 1-1, ragazzi. Andiamo con la prossima sfida. Allora, ragazzi, ecco la terza sfida di oggi. Abbiamo il nostro carissimo Tatino. Io contro Tatino in una gara di rigore. Allora, Tatino, ci sei? Ci sono. Il nostro carissimo Dario andrà in porta. 5 rigori. Prima vado io, poi vai tu, poi vado io e vai tu. Vediamo su 5 rigori quanti ne riusciamo a segnare. Parto io. Vabbè, ricordiamo che tu sei rigorista, Io non so neanche a calcio. Sì, vabbè, dai, sono rigorista, ma non saranno queste le sfide. Vado, Piazza 1-0. Vai, Tati. Mi raccomando, ricorda di Alex del tiro, il tuo idolo, grande rigorista che l'ha fatto anche al mondiale. Ricorda, Tatino all'angolino. Mamma mia, l'ho volata bene, ma la porta, vabbè. Ho detto del tiro, non piani. Prossimo del tiro, del tiro. E va bene. E Tati sbaglia questo primo rigore. Vado per il secondo rigore. E lo mette lì, ragazzi, l'incrocio, tiro un po' più imparabile. Secondo rigore per Tati. Mirko, qua cosa ci vuole? Ma di culo. Con l'aiuto di Dario. Oh, cioè, ragazzi, che sfiga. Prendo non solo i pali anche con le ragazze. No, vabbè. No. Mi dissocio. Cioè, quindi non è l'unico come te a prendere. No, non sono l'unico. Grande Tatino. Comunque propongo una gara di rimorchio contro gli Eliz. 30.000 like. 30.000 like, ci sta. Terzo rigore, posso portarmi in netto vantaggio. Male. Ho peccato di presunzione. Ero convinto di beffarlo, invece Dario si è svegliato. Stavolta Cristiano Ronaldo mi ha detto che... Che Dario? Che questo è gol. Ok. E Tatino! C'è la rete! Eccezionale! Vamos! Quarto rigore! Mamma mia! Dove l'ho messa? Le ragazzi! Ragazzi, se sbaglia Tatino potrei aver vinto. Non è finita. Parte Tatino. Concentrato! Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Match point per me! Se segno, ho vinto. Si è allungata all'ultimo. Sembrava che ce la potesse fare. E invece niente. Grande Tati. Complimenti. Cacchio, ma che rigore hai cacciato, Tati. 20.000 like. Provino e Tatino all'MS efficace. Ci sto. Ok, lasciate like quindi. Quindi questo terzo componente degli Eliz ho perso. Però testa alta. Testa alta. Adesso siamo 2-1 per me. Adesso andiamo al quarto membro. Che lì, guardate. Anto! Quarta sfida, signori, contro Mister Sparta Praga. Mister, sì, sei? Sono. Traversino challenge. Ci sta, devo cercare di rimontare perché la situazione si è messa male. Già, però. Siamo 2-1 per me. Parti tu o parto io? Parto io. Parti tu. Versa. Niente! Troppo alta! La devo prendere così subito? Ad occhi chiusi? Ah no, forse è meglio se li apro io. Oh. Niente! Quasi! Però ci sono vicino, dai, mi sto scaldando! Ci sono andato molto vicino, E va! È scesa un po' all'ultimo questa palla, ma ora sta a me! Di quanto? Dai! Mister! Beh, la traversa della casa stavo prendendo. Sto per partire. Niente. No, oggi non lo so. Signor Wilson! Oh! Il signor Wilson! Wow, ragazzi, che pelata gli ha fatto la traversa. Dai. Dai, oh, mannaggia la miseria! Niente!
Gabri, cosa ci vuole? La cazzimma napoletana. Niente, tanto! Troppo corta, troppo corta. Dai, basta, è arrivato il momento di far entrare il Samuel Prime. Samuel Prime! scusate, forse devo lavarla. Ma Anto, questa è per gli Ritz. Vediamo se Antonio. Andiamo! Subito così dopo di me la prende. Facciamo così. Chi la prende ora vince. Vai. Vai Samuel. Vado, Quanto? Champions, per una volta nella sua storia vince, e quindi Samuel 2-2 ragazzi, e quindi ragazzi sarà una sorta di mondialito uno contro uno in porta c'è Dario, vediamo chi vincerà questa sfida. Ci siamo, chi parte con questa finale, vediamo un po' chi spunterà. Ovviamente vincerà il primo che arriverà a fare due gol. Non a Samuel, vediamo se fa il doppio passo, lo punta, eccolo. E poi un passaggio al portiere, non era un tiro. Samuel punta, 1v1 di faccia, se ne va, ma in velocità Samuel è più forte. Torna indietro, numero, ruleta, ancora Samuel, se ne va, destro, sinistro, destro, parte il tiro, 1-0 Samuel finta su se stesso. Attenzione, Mirko, se ne va sulla destra, Mirko di fisico, ma anche Samuel c'ha un fisico pazzesco. Ancora Mirko, prova il destro, vediamo un po', se ne va sul mancino che non è il suo piede, ricordiamolo, però lo prova lo stesso, troppo facile però per Dario. Vabbè, adesso ha attaccato Samuel, attenzione, Mirko se ne va, Mirko se l'è divorato, poteva essere il pari, se ne va, suola, doppio passo, ancora Samuel, ce l'ha sul mancino, poi prova una rabona. Un complimento, attenzione Mirko, allora che prova a passare, supera Samuel, palo di punta. Poco a lato, risatina da parte di Mirko, che arpiona il pallone, attenzione, supera Samuel, prova. No, no, ancora lo supero, oddio! Umiliato Samuel! Umiliato da Mirko! Cosa ha fatto? Sta pensando alla skill su FIFA. Eccolo, se ne va in velocità! Samuel, parte! Non parte il tiro! Ha tardato il tiro! Vediamo perché parte subito in velocità. Velocissimo, velocissimo! Ancora Samuel! Chiuso da Mirko! Succedono, raga, pazzesco, è capitato ragazzi, peccato, sincero, ero convinto di portarmela a casa, mamma mia. E quindi ragazzi, questo magnifico video contro Leeds finisce qua. Complimenti Leeds, abbiamo vinto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale qui sotto in descrizione, il canale di Leeds, canale di tutti quanti ragazzuoli. Io vi ringrazio per avermi ospitato, ma di chi, per questi giorni che ho mangiato da scrocco, quindi vi ringrazio veramente. Prego. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella.